L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è consapevole che rappresenta sindaci che hanno sensibilità diverse, opinioni politiche diverse, atteggiamento diverso, provenienza politica diversa. E per questo l'ANCI non ha mai inteso intaccare l'impianto politico del decreto. Oggi, all'unanimità del direttivo dell'ANCI, quindi da parte di tutti i sindaci, ho avuto un mandato a una richiesta che avevo fatto nella mia relazione introduttiva, che è quella di presentare 3 approfondimenti di natura tecnica sul decreto sicurezza al fine di ridurre l'impatto dell'applicazione della norma sull'attività dei sindaci. Sostanzialmente noi chiediamo la possibilità di mantenere l'accesso agli SPRAR per le persone vulnerabili, in particolare le famiglie con minori, di chiarire con il governo ma anche con le regioni le modalità di presa in carico del Servizio Sanitario Nazionale perché sia uniforme su tutto il territorio nazionale e non cambi, non sia diversa da ASL ad ASL sul nostro territorio, e che ai sindaci venga comunicato il numero e anche la composizione delle persone che sono presenti nei centri di accoglienza, perché oggi con il solo domicilio e senza la residenza non riceviamo comunicazione, perché la comunicazione dalla prefettura viene fatta solo ed esclusivamente in questura. E poi vogliamo approfondire anche il tema del costo dei minori stranieri non accompagnati, perché quei 45 euro a minore non coprono il costo complessivo che poi si scarica sui bilanci del comune. Queste sono le 3 proposte che noi approfondiamo come Associazione Nazionale dei Comuni in linea tecnica con una delegazione composta dalle sensibilità che l'ANCI stessa rappresenta, e quindi in queste ore ci riuniamo per approfondire tecnicamente questi 3 punti che saranno proposti al Presidente Conte nell'incontro di lunedì. Il Presidente Conte e anche ai ministri, sia per queste questioni del decreto sicurezza e sia per le questioni invece legate alla legge di bilancio, dove abbiamo trovato un riscontro su alcune questioni, in particolare sugli investimenti. Abbiamo ritrovato i fondi del piano periferie, abbiamo trovato 400 milioni di euro per i comuni fino a 20.000 abitanti, è stata una battaglia dell'ANCI, in particolare del vicepresidente Pella presente in Parlamento. Abbiamo ritrovato la possibilità di utilizzare le avanzi di amministrazione. Per quanto riguarda invece la parte corrente abbiamo ancora dei problemi, mancano i 560 milioni di euro del mancato taglio per comuni, città metropolitane e province, mentre città metropolitane e province ritrovano le risorse dal 2019, non le ritrovano i comuni. C'è un problema sul fondo crediti dubbia esigibilità che volevamo tenere, avevamo avuto garanzia al 75%, invece aumenta all'80% e rischia di aumentare a molti comuni fino all'85%, e poi c'è un tema legato al passaggio dall'IMU alla TASI, un vecchio errore che era stato fatto dal governo tanto tempo fa, che portava ogni anno i comuni a ottenere un ristoro di 300 milioni di euro, sono 1.800 i comuni, e quest'anno invece ne abbiamo trovati solo 190 di milioni, mancano 110 milioni che rischiano di mettere in crisi il bilancio di alcuni comuni. In particolare il comune di Torino perde circa 20 milioni di euro, non per una colpa sua, per un errore del passato e per una mancanza di risorse che dovrebbero essere ristorate quest'anno, e quindi quel comune rischia di andare in predissesto, così come tanti comuni avranno problemi nel bilancio. Questi sono i temi di cui abbiamo discusso oggi, per i quali ho avuto un mandato all'unanimità da parte di tutta l'Assemblea dei Sindaci del nostro Paese.